Problema Romeni numero 94. Due blocchi di massi M1 e M2 che ruotano su due circonferenze concentriche. Il primo blocco è collegato al centro con una corda lunga L1, mentre la corda che tiene uniti il blocco 1 e il blocco 2 è lunga L2. Non c'è l'attrito e i due blocchi percorrono le circonferenze nello stesso tempo, quindi lo stesso periodo. C'è da calcolare la tensione in ciascuna corda, indicando con T minuscolo il periodo del moto per non confondere T maiuscolo con le tensioni. Io avrei comunque chiamato T1 e T2 le tensioni delle due corde e T maiuscolo il periodo, che è comune ai due oggetti. Come sempre si impostano le equazioni di Newton, sono due oggetti, due equazioni di Newton, sistema. C'è da analizzare le forze sul mattone 1 e sul mattone 2. Su ciascuno dei due blocchetti agisce la forza peso, ma anche la forza vincolare del tavolino, quindi si annullano, rimangono soltanto le tensioni delle corde. In verde le tensioni che nascono ai capi della prima corda, in rosso quelle che nascono ai capi della seconda. Per convenzione scelgo di indicare con il segno positivo i vettori che vanno verso il centro e con il segno negativo quelli che vanno all'esterno. Questo perché le due accelerazioni che subiscono i due oggetti sono accelerazioni centripete. Questo infatti è il punto di vista esterno, cioè visto dal sistema di riferimento inerziale dove gli oggetti girano. Noi vediamo che gli oggetti hanno accelerazioni rivolte verso l'interno, accelerazioni centripete che fanno curvare le traiettorie, altrimenti gli oggetti andrebbero dritti a velocità costante lungo la tangente. Quindi, siccome le accelerazioni centripete sono rivolte verso il centro, scelgo di assegnare segno positivo ai vettori che sono rivolti verso il centro. Quindi cominciamo dal mattone 1, vediamo le forze, sono T1 meno T2, T1 positiva, T2 negativa. Eccole qua. Invece sul mattone 2 c'è una sola forza, positiva, e la T2. Scriviamo quindi le accelerazioni centripete, che sappiamo la formula è V alla seconda diviso R. Però è meglio in questo esercizio utilizzare l'altra espressione omega alla seconda per R, in quanto i due oggetti hanno velocità diverse, ha una velocità maggiore l'oggetto che sta più all'esterno, ma hanno la stessa velocità angolare. Quindi se usiamo questa formula abbiamo sia velocità che raggi diversi, mentre invece se usiamo quest'altra abbiamo soltanto i raggi diversi, perché la velocità angolare dei due è la stessa. È la stessa perché impiegano lo stesso tempo a descrivere lo stesso angolo, cioè l'angolo giro, 2π greco radianti. Descrivono infatti tutti e due gli oggetti 2π greco radianti di angolo ogni periodo. E questa infatti è la velocità angolare, 2π greco radianti, radianti lo lasciamo sottinteso, essendo una unità di misura fittizia, quindi 2π greco radianti in un periodo, qui indicato con T minuscolo. Ricordiamo anche il legame che c'è tra la velocità lineare, velocità scalare, queste, e la velocità angolare omega. È molto semplice, basta moltiplicare la velocità angolare per R e così si ottiene la velocità lineare o scalare. È utilizzando questa relazione, sostituendola qui al posto di V, che si ottiene quest'altra espressione per l'accelerazione centripeta. Quindi dobbiamo adesso sostituire omega alla seconda R al posto delle due accelerazioni centripete. Quindi abbiamo omega alla seconda per R1, omega alla seconda per R2. R1 è il raggio della prima orbita circolare, quindi è la lunghezza della corda della prima corda L1. Invece R2 è il raggio dell'altra orbita circolare, quindi dell'altra circonferenza, e quindi è la somma delle due corde L1 più L2. Queste due equazioni sono quelle che ci permetteranno di trovare le incognite, che sono le tensioni delle due corde T1 e T2. La seconda equazione si può risolvere subito, T2, anzi è già risolta, è uguale a M2, omega alla seconda, cioè 4π greco alla seconda diviso il periodo al quadrato, per L1 più L2. La prima equazione ci permette di trovare l'altra tensione, T1 come T2 più questa quantità qua. Basta sostituire a T2 questa espressione che abbiamo appena trovato e così abbiamo T1 uguale T2, che è questa qui, più M1 omega quadrato L1, che è quest'altra. Raccogliamo omega alla seconda, quindi la pulsazione al quadrato, anzi qui è più corretto chiamarla velocità angolare, anche se alla fine è la stessa cosa. Quindi la velocità angolare al quadrato la raccogliamo e tra parentesi rimane M1, L1, M2,
L1 più L2. E quindi ecco le due tensioni, questa T1 l'ho appena calcolata, la T2 l'avevo calcolata prima. E sono esattamente le stesse espressioni che riporta il libro. Questa è la T1 fino a qui e questa è la T2.